Luci della ribalta, lo spettacolo e la comunicazione sviscerati da Marco Bonardelli. Allora, tu sei candidato al Gran Premio del Doppiaggio di quest'anno, che si terrà martedì a Roma, all'Auditorium Parco della Musica, come miglior doppiatore di una serie TV per The Man in the High Castle. È una serie tratta da un romanzo di Philip K. Dick, dove tu doppi Kari Hiroyuki Tagawa nei panni del personaggio di Nobusuke Tagomi. Parliamo ovviamente di questo doppiaggio. Diretto da Stefano Benassi, par solito direttore, ma istintivo doppiatore e comunicatore. Io lo trovo come tipo un maestro di ginnastica a scuola elementare, insomma, facilmente mi faccio guidare. Il doppiaggio è tutto sommato un atto molto fisico e quindi questo tipo maestro, il professore di ginnastica che dirige mi sta bene, dipende molto chi dirige. Noi attori, doppiatori dobbiamo solo interpretare, farsi dirigere. Ecco, e il personaggio che tu doppi, che ruolo ha all'interno della serie? Allora, questo è un ministro giapponese che entra in contatto con una dei protagonisti Sì, non sto spiegando capisco. niente. Sì, no, 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 stai spiegando, sì, perché infatti è di quel genere questa serie, come anche il romanzo da cui è tratta, di quella che si chiama fantapolitica, dove si immagina appunto un futuro alternativo in cui tedeschi e giapponesi, come detto, hanno vinto la seconda guerra mondiale e dominano ancora. Realtà molto simile, cioè quasi uguale, cioè, se avessero vinto i giapponesi e i tedeschi saranno più o meno uguali. Non è cambiato quasi niente. Cioè, l'andamento generale della civiltà umana è quello: se faccia bandiera il potere, se cambia, realtà per sostanza non cambia. Un po' come governo, no? Governo, chi sta in governo, chi
parallele che è descritto in questa serie è molto simile, anzi quasi completamente uguale a quello che viviamo. Questa è una serie per Amazon Video che è un nuovo mercato nell'ambito. Tu pensi che questo nuovo mercato in qualche modo abbia, come dire, arginato la crisi che sta vivendo il mondo del doppiaggio in questo periodo, del doppiaggio come anche in generale dell'audiovisivo? Sì, penso di sì. Una parte anche c'ho un po' di paura che la gente si ferma adesso il divano di casa e a un certo punto cominciano a uscire fuori persone che non si muovono più e vedono una serie una dopo un'altra. Questa possibilità esiste, no? Sì, sicuramente, è vero. Forse da un lato c'è un certo rischio che la gente vada meno al cinema e guardi meno la televisione, però sicuramente sì. È un mercato che ha aperto anche delle nuove frontiere a livello creativo. Sì, sicuramente. E io personalmente, no? Mi piace andare a cinema e di scoprire quelli diversi in bagno e di avere l'esperienza di così ogni gabinetto che è clima diverso, scarabocchi diversi e di sentire questo silenzio prima di cominciare il film. Silenzio molto interessante, poetico, dove questa lealtà periferica, di periferica, che parlano da sé tante storie e questa cosa. Io sono cresciuto in borgata di Tokyo, l'unica cosa bella, anzi non unica, ma una delle cose belle è andare al cinema. Quando va al cinema e la percezione lì cambiavano e cominciavano così di fare questo gioco di realtà parallela, metafisica, periferica, non so se mi spiego, un po' come Casolignana la mia infanzia, no? Certo. Andare al cinema era veramente qualcosa di entrare nel mondo di mitologia e cosmologia. Certo, quindi chiaramente tu sei ovviamente legato, come penso un po' tutti noi, allo schermo tradizionale. Sì, abbastanza, molto, molto. E non riesco quasi a stare molto tempo avanti alla televisione io. E a proposito di cinema, beh, tu ne hai fatto tantissimo, pensiamo soprattutto all'esperienza con Celentano in Joan Lui, che è un vero e proprio cult. È molto divertente, un'esperienza particolare, dove si incrocia mia avventura in Italia, cultura pop presentata da Adriano Celentano, dei delle fortuna, cinema italiano, insomma, tutto mischiato, crea una vetta di percorso che ho fatto, una delle vette del percorso che ho fatto in Italia, con grande piacere e ringraziamento penso Adriano, sua moglie, figlie, casa sua, le persone che hanno lavorato insieme in questo film, anche se non è andato molto bene in Italia, per certe persone amano. È vero, diciamo che è diventato un cult poi nel tempo, è vero, all'inizio, all'epoca non incassò molto, però poi col tempo è diventato un vero e proprio piccolo cult. E tu comunque già avevi fatto prima alcuni film in Italia. Voglio ricordare il film dei gatti di Vicolo Miracoli, Arrivano i gatti, diretto da Enrico Vanzina e scritto da suo fratello Carlo, che naturalmente ricordiamo. Sì. Ecco, loro ogni tanto, io periodicamente incontravo Carlo e incontro
ancora Enrico, e loro che sembra due angeli che mi fanno ricordare che tu sei in Italia, tu sei uno di noi, un po' così, no? È una amici di Borgata, è una bella figura che mi porta la fortuna. Se ogni 10 anni si incontra, fa film, fa loro, stupidissimo, ma quasi bellissimo. Loro, queste candore, mi danno questa possibilità di vivere in una scena così spensierata, che è quasi una beatitudine per attore. E poi hai fatto anche un altro piccolo cult che è 7 kg in 7 giorni di Luca Verdone con Carlo Verdone e Renato Pozzetto. Questo io sono adesso in palestra, no? Nel vicino casa, e dove ci sono tanti persone che lavorano, coaching, personal coaching, e loro tutti mi ricordano con 7 kg in 7 giorni. E dice, ah, tu hai fatto tanti film, però il migliore era 7 kg, 7 giorni. Una cosa così, cioè, per loro quel film importante che ho fatto io, se dici loro, se dicono loro, sarà proprio così. Beh sì, forse anche le formazioni professionali, perché occupandosi della forma fisica magari hanno trovato anche in tutto il film una deliziosa ironia proprio in parte sul loro mestiere, perché appunto insegnanti di educazione fisica, dietologi ovviamente aiutano le persone appunto a vivere meglio e quindi a fare un certo percorso di alimentazione e attività fisica. E poi ovviamente parlando di doppiaggio non possiamo non ricordare il tuo lavoro su Ken Watanabe nell'ultimo Samurai. Ken Watanabe che non trovi, Ken Watanabe, che veramente devo ringraziare che lui è, cioè, lunga vita per Ken Watanabe, che in questo momento ha fatto 2 o 3 addirittura, dove ho doppiato la voce sua, uno dei Pokéchu Detective, un'altra Godzilla, 2, una Goduria, questo perché c'è lui, se non c'era lui io non sono considerato assolutamente doppiatore, no? In Italia, no? Non ho avuto questa opportunità di verificare me stesso in questo campo, no? Anche prima di questo incontro con Watanabe comunque tu hai fatto molto doppiaggio dagli anni 80 in poi. Doppiato me stesso oppure ho doppiato qualche attore orientale, per esempio intervista di Fellini, no? Che è un bellissimo ricordo di sala di doppiaggio, lui che lì cambiava tutta la battuta e faceva dire cose diverse e continuava a creare. Mi ha augurato la mia carriera. Io non dovevo neanche augurare perché lui era ormai oltre la vetta, e lui come Dio di Olimpo dice facciamo volare Hal, sta simpatico e cose così. Non lo so che cosa significava questa cosa, questa battuta sua, ma quasi mi fa pensare che dopo ciò che io ho avuto diverse opportunità come attore doppiatore in Italia, lui mi ha mandato un vento. Può darsi che continui a mandare un vento questo signor Fellini. Incredibile. E beh, caspita, poi lavorare con un maestro del genere è un privilegio, è veramente un privilegio. A proposito di doppiaggio ti chiedo, ma lì in Giappone credo che non ci sia questa pratica del doppiaggio, se non per prodotti nazionali, quindi cartoni animati. Adesso sta aumentando, anche in Giappone, doppiaggio a film americani, quando vengono quasi tutti doppiati, mentre quando io stavo a liceo e università, periodo che il Giappone cercava di migliorare il livello nazionale.
internazionale per l'inglese, la gente che parla in inglese, e quindi promuoveva di vedere lingua originale. E questa cosa, questa disciplina è un po' sta mollando e adesso doppiando tutti i film americani o europei, tutte altre lingue, quel famoso filmone, i film commerciali, tutti vengono doppiati. Quindi anche lì sta prendendo piede questa pratica in cui noi siamo considerati, noi italiani, migliori al mondo. Sì, qui anche se un po' mi ho dato l'impressione che è contrario alla usanza del doppiaggio, però in Italia io sento tanti film che migliorano attraverso il doppiaggio. Non so se mia impressione o perché io faccio doppiaggio, mi piace molto doppiaggio, quindi spero che doppiano, continuano a doppiare. E io penso che alla fine l'ideale sarebbe chi interessa a aumentare la capacità linguistica va a vedere originale e prima vede doppiato, entra in testa, poi va a vedere originale e così gole la seconda volta e tutte le espressioni vengono memorizzate, no? Questo sarebbe procedura ideale. Gente comune sicuramente andrà a vedere doppiati perché vogliono capire piuttosto, capire più possibile la storia e spesso perdono vedendo lingua originale. Mi sono spiegato? Sì, assolutamente, ma io sono d'accordo con il discorso che fai perché è vero, si perde anche qualcosa anche con l'originale proprio perché non si capisce bene la storia, no? E purtroppo il lato gestuale, anche se importante, non sempre aiuta, poi specialmente quando magari non si sanno le lingue. Noi ti sentiamo spesso, dal momento che a Lucia Ribalta si parla anche di pubblicità, in una divertente pubblicità che tu hai fatto per Suzuki. Sì, anche questo è incredibile, che mi fa dire pubblicità in italiano. In giapponese, che c'entra, non so, è una strana combinazione, è un po' a questo riflette un immenso rispetto del popolo italiano verso Giappone, e giapponesi veniamo trattati con grande rispetto, riflette questo un po', mi fa doppiare attori giapponesi, mi fa fare pubblicità in giapponese e tutto questo riflette, dietro di ciò c'è un rispetto per gli italiani alla cultura giapponese, etica giapponese, livello di educazione che giapponese manifestano, tutto questo io incontro ogni giorno, ogni angolo di strada, questo rispetto, questo senso di rispetto. Questa è una cosa buona, anche perché diciamo che il concetto di accoglienza di chi viene da fuori, purtroppo di questi tempi, non è proprio abbracciato, invece fa piacere sapere che non tutti, grazie a Dio, sono così, non tutti gli italiani. No. Il Giappone è veramente rispettato dagli italiani, non solo è una specie di affinità molto particolare, cioè, tra due paesi. Stavo andando troppo, quando comincio a parlare di queste cose io continuo a parlare andando dietro a 600, quando primo gesuito italiano arrivò in Giappone, quella situazione che è stato narrato da film di Scorsese, Silence, che ho fatto consulenza, e di lì era veramente un grande piacere che protagonista lì era portoghese, ma in realtà è in italiano. Prima persona, prima importante missionario che ha portato il cristianesimo in Giappone era in italiano. E poi decidono di brutare il cristianesimo
in Giappone rispettando la loro lingua. In Giappone fanno una specie di religione sincretica, tutto tradotto in giapponese. Yeah. Doppiato, più che doppiato, perché tradotto non era doppiato il cristianesimo giapponese in Giappone. È proprio cambiato, modificato. D'accordo, Al, grazie e naturalmente in bocca al lupo per il Gran Premio del doppiaggio. Ricordiamo l'appuntamento col Gran Premio il 18 dicembre all'Auditorium Parco della Musica alle ore 20:30. Grazie. Grazie, alla prossima. Avete ascoltato Luci della Ribalta, lo spettacolo e la comunicazione sviscerati da Marco Bonardelli.